basta, dacci un taglio! Guarda che se c'è qualcuno che deve essere arrabbiato per questa storia, quello sono io. Ma come, Andrea scappa di carcere e tu nemmeno mi avverti? Scusa se mi sono preoccupato più per Andrea che per te, eh. Io stento a crederci, ma come, io a passeggio sugli Champs-Élysées mentre Andrea qui rischia la vita? Ma tanto stavi lì, cosa potevi fare? Dovevo rovinarti la vacanza con la tua dolce Samantha? Io mi sarei fiondato, ma come, Andrea ha bisogno di me e io non mi faccio vedere. Non preoccuparti, che se vuoi il modo per riscattarti c'è. Possiamo aiutarlo. E come, che non sappiamo nemmeno dove si nasconde? Ecco le istruzioni. Nero su bianco. E che è questo? È di Andrea. Ha del lavoro per noi. Così, dopo tanto dire, io mi ritrovo nuovamente solo tra i neon di una statale, la mia mente che prende il volo. Qualcosa sta cambiando, qualcosa sta nascendo in me. Ti sto ancora cercando, non chiedermi perché. Io non so che sarà, o che sarà di questa vita, sempre fra le dita. Che sarà di questo tempo sotto sopra. Io vorrei scoprirlo con voce a cantare, perché fosse finita, perché la notte scesa non c'è più. Sarà il destino arbitro di questa partita, ricettatore arbitro di cuori rubati. Prima non ti ho visto più. Dove sei stata? Nella cappella. Ho trovato il nonno che piangeva. Sai, non l'ho mai visto così fragile. Anche le rocce hanno i loro momenti di debolezza. Ma sono solo momenti e poi passano. Passa se tutto va bene. Io ho il mal di pancia dalla paura. Sai cosa direbbe la mamma? Mm. Che bisogna pensare positivo. Sembra una statua. Non sei mai mosso di lì neanche per un caffè. Tu l'hai preso? Sì, io sì. Nonno, se vuoi io lo porto io. Che capolavoro di figlia che hai. Mi prende sempre alla sprovvista con questi gesti. È stupenda, lo so. Papà? Sì? Ti dispiace se faccio un po' di compagnia a Diego? Mi fa una gran pena lì da solo. Vai, Stellina, vai. Pronto? Ah, Fabio, sei tu. Loro sei vivo. Sì, tutto bene, grazie. A pranzo? No, guarda, io ho promesso a mio padre di fare un salto in fabbrica. Domani sera? Senti, perché non vieni con me? Scusa, perché non mi accompagni? Ma no, dai, sono sicura che gli farà piacere. Veniamo ora alla cronaca locale. Continua la fuga di Andrea Monteleone, il pregiudicato... Allora, domani sera alle 10. La polizia sì, ha le sue tracce e sembra che Monteleone abbia ormai le ore contate. È sicuro. Il dottor Simonetti ha detto proprio così. L'intervento è riuscito. È riuscito. Dio, ti ringrazio.
Scusa, che... No, 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 è tutto a posto. Se non lo facevi tu, lo facevo io. Ciao. Oh, ciao. Allora? Marianna sta ancora sotto anestesia, però l'operazione è andata tutta bene. Non puoi capire mio padre, era felicissimo. Non ci credo, avrà sofferto, poverino. Mm. Tu hai mangiato, eh? No, ma dovrebbe esserci dell'insalata di riso in frigo. Ecco. Non è un po' pochina per due? No, ma guarda, io non ho fame. Mm. Ah, ha chiamato Stefano che voleva sapere di Marianna. Vabbè, più tardi lo chiamo. Mm. Che entusiasmo. Che dovrei fare? Lo sapeva che stava all'ospedale, no? E invece non si è fatto vivo. Perché? Perché? Perché c'è Valentina, no? Bene, loro sono stati insieme per parecchio tempo. Hai ragione. È che da quando esco con Stefano, lo so, non ci capisco più niente, non sono in me. Per amore si cambia. Ma il buffo è che quando succede ti piace pure. Mm. Non sarai mica gelosa di Fabio, eh? No, io e Fabio siamo solo amici. Amici, se siete sempre appiccicati. Hai ragione, mi sa che devo allentare un po'. Hai presente quelle storie che cominciano così e poi ti ritrovi dentro fino al collo, non sai neanche tu come, perché? Dai, su, vorrei ma non posso, posso ma non dovrei. E buttati, Giulia, buttati, lasciati andare, eh? Non ce la faccio, non dopo quello che è successo con Andrea. Io mi ero fidata di lui, capisci? Mi ero lasciata andare, così, e lui come mi ha ripagato? Deludendomi. Allora? E allora è successo che per evitare grane, intercettazioni ambientali e tutte queste cosette ho dovuto fare una telefonata da un telefono pubblico. E com'è andata? È andata che al giorno d'oggi, per cercare una cabina, bisogna fare prima un corso alla Telecom. Ho fatto talmente tanta di quella strada che a confronto la maratona di New York sembrava una passeggiata di salute. Ma dico io, anche se tutti hanno il cellulare... Sì, non bloccati. Si potrebbe... Cosa ti ha detto il falsario? I documenti. Stai tranquillo, ragazzo, stai in mano all'arte. Appena il tipo ha sentito la mia voce, si è messo subito a squadra. Capirai. Speriamo che non faccia scherzi. Non ti preoccupare. Andrea avrà carta d'identità e patente nuovi di zecca. Ci ha fatto fare un affare, l'amico. Perché? Quanto vuole? 3.000 euro in contanti. 3.000 euro? Ma sono una cifra, non l'avremo mai. Questi sono i miei spicci. Con gli incassi del bar ce la dovremmo fare. Anzi, ce la dobbiamo fare. Io dico in che razza di casino ci stiamo mettendo. Che vuoi fare? Vuoi tirarti indietro proprio adesso? Ma figurati se lascio Andrea nei casini. Però non sono mica tanto tranquillo. Se mio padre mi sgama, gli viene un colpo. E chi glielo dice a tuo padre? Quello sarà un nostro segreto. 400 euro, speravo meglio. E comunque, se la polizia scopre che siamo complici di Andrea in carcere, ci finiamo pure noi. Sappilo. Certo, rischiare, rischiare, ma vedi alternative? No. Allora mettiti l'anima in pace. Hai portato il malloppo? Ma come parli? Sempre in gamba di legno. Adesso non sottilizziamo. Ce l'ha la roba per me? Bravo, così mi piace. Dove vai? Prima voglio i miei soldi. Stai calmo, stai calmo. Fammi prima controllare, che ne so che non vuoi fregarmi. Altro che gamba di legno. Sono in posizione. Il Troisi è appena entrato nel bar. Per ora sembra tutto a posto. No, del Monteleone neanche l'ombra. Avvisa la centrale che ora vado a fare un giro dentro. Cream? Chi è quel tipo che sta parlando con Robby? Io che ne so. Meno male che l'attore è lui, perché tu sei proprio negato. Avanti, dimmi chi è, una faccia che non mi piace. Infatti non ti deve piacere, tu devi solo occuparti dei clienti. Ora.
Quando vedi il tuo amico, digli tanti saluti da plasma. Merda, questa non ci voleva. Che c'è? Il tizio tu se lo porta in poliziotto. Lo conosco. E se ci ha visti? Se ci ha visto, sono cazzi amari. Mamma. Mamma, mi senti? Che bello. Vedere. Siamo qui, mamma. L'operazione è andata bene. I miei angeli custodi. Mamma, non parlare troppo, non ti affaticare, c'è tutto il tempo. Volevo solo vederla. Magari torno più tardi. Diego, non andare via. Vieni qui. Amore mio, finalmente. Siete tutto quello che ho. E quindi è qui che i prototipi disegnati nel suo studio vengono testati? Sì, per quello che riguarda le tensioni aerodinamiche. In questa galleria noi calcoliamo l'impatto della carrozzeria sulle correnti d'aria. In pratica lei si occupa di tutto, tranne che del motore. Esatto, poi di quello si occupano le case automobilistiche che comprano i modelli. Noi disegniamo, progettiamo e il lavoro sporco lo lasciamo a loro. E da quante persone è composta la sua truppa? Ma all'inizio eravamo in pochi, era un piccolo studio, adesso saremo una quindicina, parlo di progettisti. Poi sotto di noi c'è una struttura commerciale, ufficio marketing, relazioni con l'estero e naturalmente tutto parte della Donadoni Holding. Quindi un piccolo impero. E quella lì cos'è? La ventola? Sì, e produce un soffio d'aria di oltre 300 km all'ora. E la carrozzeria è collegata a un computer che calcola i punti di resistenza. Come vedi, la ragazza è preparata. Sono io l'unico incompetente in materia. E quella è un'anteprima assoluta, il top della gamma. Che ne dici? Ne posso prenotare una? È un po' presto, siamo ancora in fase di collaudo, però sono sicuro che con questo sfonderemo. Non mi hai ancora detto come vuoi chiamarla. È top secret. Papà. Va bene, a voi posso dirlo. La chiamerò Ginevra. Un'auto di classe merita un nome altrettanto elegante e raffinato, no? Ottima idea. Oltre che un dovuto omaggio alla bellezza di sua moglie. Mi raccomando, deve essere una sorpresa, quindi acqua in bocca. A proposito di che? Non lo so, di che cosa stavamo parlando? Si vede lontano un miglio che te la stai facendo sotto, razza di cretino. Devo farla, tarantella, devo fare. Stammi a sentire. Io ora esco. Se mi segui, tu lo distrai. Gli faccio la tarantella. Vai, 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 fai presto, vai. Ce l'abbiamo fatta. Sei stato grande. Scusi, posso dare un'occhiata al giornale? Sì, sì, come no? Ecco qua. Prego. Gli dico, ma perché si mette sempre in mezzo? Scommetto che eri preoccupato per questa. No, scommetto. Brava, Leona, brava. Ora voi due mi spiegate cosa state combinando. Era come stare in apnea. Al solo pensiero di perderti il cuore se ne andava per conto suo. E mi dicevo... Non è possibile, non può essere. Perché non vai a riposarti? No, io non ti lascio, sto qui con te. Sai, mentre aspettavo mi venivano in mente un sacco di pensieri. Ma una sola certezza, che ti amo. Pensavo alla vita d'ora in poi. E tu c'eri. Non era naturale che non ci fossi più. Vieni qui. Sei condannata a stare con me per sempre ormai. È una condanna così dolce.
è bastato incontrarti per cancellare tutti gli alibi che mi ero creato in questi anni, tutti i cattivi pensieri. Anche se volessi tornare indietro, non sarei più in tempo ormai. Io e te non ci lasceremo più. Se sono ancora viva è merito tuo. Sei stato così generoso. No, non è stato del tutto merito mio. È Marco che devi ringraziare. È lui che ha insistito per farti delle nuove analisi. Ricordi, io e te non eravamo neanche d'accordo. Ero convinta che fosse solo per rimandare il divorzio. Si è fatto in quattro per metterti nelle mani dei medici migliori. Ha mobilitato tutte le sue conoscenze. Senza il suo aiuto non saremo qui adesso. È lui che deve ringraziare. Non me. Grazie. E questi sono i rivestimenti, modestamente scelti dalla sottoscritta. Lo vedi? Mi ruba il lavoro. Ormai posso anche andare in pensione. Se non altro lascerebbe la barca in ottime mani. Ah, sì, sì, Giulia per i dettagli ha un occhio e un gusto inconfondibili. Di lei mi fido ciecamente. E infatti sto cercando di portargliela via. L'ho scelta come consulente d'immagine del circolo. È un talento innato. Guardate che mi monto la testa e apro un'asta. Io offro un euro in più. Scusate. Sì, pronto. Dimmi. E non hai scoperto chi le ha comprate? Comunque, niente allarmismi, mi sembra tutto nella norma. Poi sentirò il mio analista di borsa. Ok, tienimi informato. Ciao. Problemi? No, una società ha acquistato un pacchetto consistente delle nostre azioni, una certa Nova Invest. Il fatto strano è che non ne ho mai sentito parlare. Sei preoccupato? No, no, tutto sotto controllo, anzi, se vogliamo continuare il giro. Scusatemi, si è fatto un po' tardi, io dovrei tornare al lavoro. Va bene. La prossima volta proseguiremo da qui. Ok. Eccolo qua, eccolo. Quel fetente non ci toglie gli occhi di dosso nemmeno un istante. Voi due siete completamente pazzi. Volete finirci anche voi in galera a far compagnia d'Andrea? Abbassa la voce. Non avevamo scelta. Senza quei documenti Andrea non può andare da nessuna parte. E se non ce la fa? E se lo scoprono? E finiscila di lucidare là. Sono tre ore che stai lucidando lo stesso punto. Ma che fai? Porti sfiga adesso? Sì, intanto se non era per me... va bene, hai ragione tu. Ce la siamo cavata grazie al tuo aiuto, perciò adesso basta con queste paranoie. E i documenti? I documenti chi glieli porta? Bella domanda. Abbiamo appuntamento con lui, ma come si sono messe le cose è un casino. Sì, infatti, siamo in trappola. Non possiamo neanche avvertirlo, perché il falco gli sta addosso. Ci sta addosso. Un passo falso e Andrea è fottuto. Allora, ti è piaciuta la visita? Moltissimo. Beh, lo sapevo che tuo padre era un uomo in gamba, ma vederlo all'opera fa tutto un altro effetto. Sì, sembra un bambino, sempre così pieno di energie. Un po' come te. Come me? Sì, vi somigliate. Tutti e due avete creato un impero solo con le vostre mani. Beh, non proprio. Lui ha dovuto rimboccarsi le maniche. Io sono stato un po' più fortunato. E poi il mio non è un impero. Ma ci pensi che un giorno tutto quello sarà tuo? Certo, ci penso dal primo giorno che papà mi ha portato nel suo studio. Vorrei essere come lui, sempre innovativa, piena di idee. Non so se sarò all'altezza. Lo sarai, non ho dubbi. Tuo padre ha stoffa da vendere e si sa, i cromosomi del successo sono ereditari. Adesso devo proprio andare. Mi ha fatto veramente piacere che sei venuto. Sì, anche a me. Anzi, per sdebitarmi, sai che faccio? Dopo la riunione, questa sera ti passo a prendere e ti porto in un posto fantastico. Va bene, a più tardi allora. Ciao. Sì, sono io. Ho bisogno di parlarti. No, subito. Ti aspetto nel mio ufficio tra mezz'ora. Ah, non pensavo fossi qua. Marianna come sta? Ma i medici la tengono ancora sotto osservazione, però reagisce bene al decorso post-operatorio. Così che si dice, vero? Che fai, pensate, ci vai a trovarla? Forse, o forse no, vedremo. Quello che doveva essere fatto l'ho fatto. Adesso è il momento di togliermi di torno. Il problema è Diego, vero? Ma è dura vederli insieme. Forse più in là me ne farò una ragione.
Il bello è che non posso prendermela con nessuno. È solo colpa mia. Tutti gli errori che si potevano fare io li ho fatti. La colpa non è di nessuno, è di tutti. Le cose sono andate così. Tu hai pensato anche di cambiarle. Mentre lei era in sala operatoria, di colpo, ho avuto paura di non vederla più. L'abbiamo pensato tutti. Di non vederla più ridere, sentire i suoi discorsi assurdi sulla New Age. E mi sono detto, come faccio io? Come posso continuare a vivere senza di lei? Purtroppo un modo si trova. Ti resta un gran vuoto dentro, come è successo a me quando ho perso mia moglie. Ma poi si continua a vivere. Vabbè, il tuo caso è diverso. Marianna ce l'ha fatta, no? Io l'ho perduta, Arturo. Non mi ama più. Ce l'hai messo per arrivare? Non credevo fossi così contento di vedermi. La nostalgia ti uccide, eh? Nova Invest, ti dice niente? Sembra stiano comprando le azioni della Donadoni. Certo che mi dice. Del resto dovrebbe dire qualcosa anche a te. Riconoscevi i piani, no? No. Perché proprio loro? La Donadoni Holding è perfetta. Rischi zero, profitti garantiti. Poi, quando saremo più forti, proveremo con imprese più grandi. No, no, secondo me la spiegazione è un'altra. Tu e me che vuoi colpire, non i Donadoni. E scommetto che se non ci fosse stata di mezzo Giulia, tu non ci avresti nemmeno pensato. Ti sopravvaluti, come sempre. Tu in questa storia sei un insetto. La Donadoni Holding è un'impresa come un'altra. Non è vero. Fine della trasmissione. Non è vero. Non è un'impresa come un'altra e tu lo sai bene. Stiamo parlando della famiglia di Giulia. Lei non deve entrare in questa storia. Finiscila. Non sei credibile. Cosa pensi di ottenere? Condizioni migliori per te? Tu devi eseguire e basta. Perché? Perché perdo il mio tempo con te? Tu non sei in grado di capire. Provaci. Magari hai un colpo di fortuna. Io ci tengo davvero, Giulia. E forse per me questa è l'ultima occasione che ho per riscattarmi. Oddio, sto per piangere. Di che cosa hai paura? Di andare all'inferno? No, di diventare come te. Ma tu non sei in grado nemmeno di pensare che si possa fare qualcosa per amore. Comunque non tu. È qui che ti sbagli. Perché il nostro accordo è appena saltato. Che significa? Significa che non ci sto, che mi tiro fuori. Non voglio rovinare il futuro di Giulia. Devi tenerci proprio tanto quella ragazza, eh? Cosa sei disposto a sacrificare per lei? Il tuo futuro? La tua vita? Tanto dire io mi ritrovo nuovamente solo tra i neon di una statale, la mia mente che prende il volo.